Allora, mister, una ottima risposta dopo la sconfitta di Lecce, anche se obiettivamente l'Empoli è stato facilitato, no, da questa espulsione quasi immediata che ha subito la Sampdoria. Come li hai visti i ragazzi? Se ti sono piaciuti, e cosa potevano fare ancora di meglio? Di meglio sicuramente possiamo sempre fare, ecco. È vero che siamo stati facilitati dall'espulsione, però la squadra in 11 contro 10 a volte non sempre, ecco, si vede sta superiorità netta. Invece loro l'hanno marcata. Questo vuol dire che la squadra stava bene, era in salute e voleva fare la partita. Le tante occasioni da gol lo dimostrano, ecco. È stata brava anche a gestire alcuni momenti dove loro sono stati bravi a avere una reazione o a provare a reagire a questo momento dove erano sotto, e noi abbiamo risposto colpo colpo, rimanendo sempre corti, compatti e sfruttando quelle che sono poi le nostre qualità quando siamo in possesso, ecco. Cercare subito la verticalità, questa è una dote importante che questi ragazzi hanno. Tra l'altro, mister, una squadra mai doma, no? Cioè, fino all'ultimo momento, all'ultimo minuto, nonostante il vantaggio di 3 gol, la ricerca quasi ossessiva del quarto. Sì, perché credo che in campionato primavera, ma in tutti i campionati professionistici, appena abbassi la guardia rischi sempre di mettere poi in bilico il risultato, e questo noi non lo volevamo fare e non lo vogliamo fare. E per questo ogni minuto, ogni secondo va giocato come tutta la partita. E se ti abitui a questo, secondo me, la squadra poi dà quel qualcosa in più neanche nei momenti di difficoltà, che come abbiamo visto ci sono stati, ci saranno, però l'importante è reagire, andare avanti dritti per quelle che sono le nostre convinzioni, per quello che è il nostro programma, e sono soddisfatto perché i ragazzi ancora oggi hanno risposto alla grande, sia chi ha giocato e chi è entrato. Magari non ami parlare troppo dei singoli, però ti faccio due nomi, sono due giocatori che si stanno scoprendo piano piano, no? Uno è il Bia che ha giocato tutta la partita, l'altro è Popov che è entrato nel secondo tempo. Ti chiedo come li hai visti e chiaramente in quali margini hanno di miglioramento, perché sembrano dei giocatori che hanno potenziale. Il Bia che ha un potenziale enorme. Io ogni tanto ci litigo da padre e figlio perché gli voglio far capire quello che ha nelle mani. È qualcosa di veramente importante. Lui deve migliorare sicuramente sotto porta perché le tante volte che arriva non può fare pochi gol come sta facendo. Quindi deve essere più incisivo, più determinante per noi. E per quanto riguarda Popov, secondo me è un attaccante con grande talento, con grandi mezzi tecnici. Abbiamo visto oggi, ha fatto due o tre cose importanti, però come tutti i giovani bisogna farlo crescere, avere pazienza, sicuramente ci darà una grossa mano e noi siamo contenti, poi saremo contenti di farlo giocare e impiegarlo. Te ne manca anche io su un singolo, hai anche Bolì adesso a disposizione, un giocatore di grande esperienza, di grande maturità. Ecco, io non so poi se il mercato di gennaio lo vedrà andare da qualche parte o no, perché lui deve andare già in estate. Ecco, quanto è importante però per te avere un ragazzo di questa caratura, perché per la primavera secondo me è un lusso. Lì è un lusso per tutte le squadre primavera. Lui aveva squadre di Serie C all'inizio dell'anno, poi ha avuto questo infortunio che ha rimandato, ha posticipato la sua partenza. Ora a gennaio non lo so, vedremo, ma sono importanti per il gruppo, per lo spirito, perché poi trascinano tutto il resto. I giovani hanno esempi come lui, come Indragoli, come Ballarelli, insomma esempi positivi come Corona che si è integrato in una maniera più assoluta in questo gruppo, e sono riferimenti che per tutto il gruppo diventano fondamentali, al di là delle qualità che hanno. Senti, un bilancio di questi primi mesi da allenatore della Primavera? Io ho tanti dubbi come tutti, già ce l'ho io di mio, poi me li facevano vedere, me li facevano notare anche altri. Questo gruppo è partito con qualche incertezza, e invece giorno dopo giorno ho scoperto che aveva delle grandi potenzialità, e lo stiamo vedendo, e sono molto felice, ecco, di allenarli e dell'andamento di questi primi mesi, ecco.